Sono soltanto 5 le squadre che, tra Serie C1 e C2, non hanno ancora assaporato il gusto amaro della sconfitta. Spicca il CT Eur, unica squadra imbattuta in C1 dopo 9 giornate. Gli uomini di Minicucci sono usciti a testa alta da trasferte bollenti come quella di Ciampino o l'ultima al Palaiaia e adesso inseguono la Lazio lontana solo 5 lunghezze. Siamo più che altro in casa dall'anno scorso, al di là fuori casa, anche fuori casa abbiamo, al di là di quest'anno, sempre fatto bella figura, ma il campo dove veramente prendiamo punti è veramente difficile toglierci in casa. La Serie C2, giunta invece alla 7ª giornata, vede le 4 squadre rimanenti distribuite equamente nei 4 gironi. Virtus Palombara e Castelfontana, rispettivamente, nel girone B e C, sono le uniche squadre ancora a punteggio pieno. Nel girone A domina l'Active Network con un solo pareggio e nel D il Tor Tre Teste è costretto in seconda posizione a causa di 2 pareggi. Andando di fatto, i numeri parlano chiaro, quindi campionato, se riuscissimo anche a vincere la Coppa, insomma, non sarebbe male. Se riuscissimo anche a coronarlo con imbattibilità, sarebbe, diciamo, la ciliegina sulla torta. La gara all'imbattibilità è ancora aperta.